Grazie, eccomi tornata in un nuovo video. Mi vedete come in un altro video, insomma, quello del cocktail, perché visto che ero carina, truccata e vestita, avevo un po' di tempo, ho deciso di fare più di qualche video, quindi mi scuso se mi vedete per qualche video vestita uguale, insomma. Oggi sono qui per parlare dei most played del mese di settembre. Bene, sì, siamo già ad ottobre. Iniziamo subito, come sempre sono parecchi prodottini. Inizio dal fondotinta. Allora, so di essere un po' ripetitiva a volte, anche perché comunque i prodotti che ho sono quelli, ma ho usato davvero molto questo mese, perché comunque qua a Roma non ha fatto chissà che fresco, ma è rimasto parecchio caldo, il solito fondotinta minerale della neve. Light Coverage Mineral Foundation, anche se sto notando una cosa, infatti questa cosa la volevo chiedere a voi. Io non so se voi qui lo vedete, che sta facendo tutte queste palline. Nel senso che non è più polvere, polvere fina come era all'inizio. È normale, cioè questa cosa la volevo capire, anche perché altrimenti, cioè io ho pensato che l'ho ripresso io, però non so se faccio una cavolata. Comunque fatemi sapere se vi è successa questa cosa e se posso comunque prestarlo senza fare casini. Quindi questo è più usato e diciamo nelle giornate meno calde, perché comunque cioè, mi dà fastidio se uso fondotinta e diciamo anche più corposi o BB cream e poi vado a sudare e mi cola tutto, una cosa proprio che odio. E quindi nelle giornate un po' più fresche ho usato l'Instant Anti-Age della Maybelline e mi piace davvero molto, nonostante, l'ho già detto anche in un altro video, non sia proprio la tonalità perfetta perfetta per me. Questa è la 21 Nude. Perché anche mentre lo stendevo in un tutorial vi ho fatto vedere che se, cioè, si nota un po' lo stacco. Ma se steso con una spugnetta e lavorato bene, alla fine va benissimo. Però mi piace davvero molto e l'ho utilizzato, diciamo, in quelle giornate un pochino meno calde o magari se sono uscita qualche volta di sera. Per quanto riguarda il correttore, in questo mese ho utilizzato praticamente tutti i giorni l'Instant Anti-Age, il cancella età della Maybelline, il fratellino del fondotinta, che mi piace tantissimo. Mi piace molto perché, a parte che copre bene le mie occhiaie e ce ne vuole, e soprattutto illumina molto e quindi fa diciamo due funzioni in uno e mi evita di fare un altro step se voglio anche illuminare la zona e mi piace davvero molto, è un... cioè, l'ho bramato per tanto tempo, finalmente l'ho trovato, avevo anche paura sinceramente di rimanere un po' delusa, invece sono davvero stracontenta. E l'unica cosa che mi dispiace è diciamo, un po' l'inci, visto che per i correttori, le basi, stavo cercando di usare i prodotti con buon inci e con questo, diciamo, questo mio pensiero si è andato un po' così. Per quanto riguarda la cipria, mi trovo qui a rivalutare un prodotto che avevo bocciato. Nella Makeup Collection, magari vi lascio qui il link, vi avevo fatto la Makeup Collection delle mie ciprie e vi avevo fatto vedere lei, che dicevo essenzialmente era una cipria abbastanza inutile, perché questa è una 2 in 1, ovvero potrebbe essere usata sia come cipria che come fondotinta. Come fondotinta continua a non piacermi, ci ho riprovato e niente. Come cipria invece, io la usavo sempre, e questa qui, come vedete è molto chiara, cioè va bene per me. E la usavo sempre con il pennello grande da viso e come vi dicevo faceva quell'effetto molto artificiale, molto pastoso, cioè che si vedeva la cipria ed è una cosa che a me non piace proprio. Invece l'ho usata tantissimo perché proprio i primi di settembre sono stata in Romania e mi sono ustionata e quindi avevo tipo il naso rossissimo, qua rosso e poi tipo qua bianca e quindi per uniformare bene l'incarnato. E ho scoperto che usandola con la sua spugnettina è abbastanza carina, cioè è sfruttabile, perlomeno magari riuscirò a finirla un giorno. E quindi la sto usando parecchio, anche diciamo dopo che era passato questo periodo di abbronzatura. E anche adesso, insomma, se vado un po' più di fretta, invece che passare la cipria con il pennello grande su tutto il viso, prendo questa e con la spugnetta la passo solo nelle zone che più mi interessano. E devo dire, su questo punto di vista mi piace perché non mi fa lucidare e se la passo sotto al correttore meno fissa, non va nelle pieghette
E quindi devo dire, l'ho rivalutata. Sono stracontenta quando riesco a rivalutare un prodotto perché comunque mi dispiace tenerlo lì e non usarlo. Quindi questa l'ho usata davvero molto. Per quanto riguarda la terra, penso che la vedrete finché non la finirò praticamente. Ho utilizzato tantissimo la Sun Club della Essence. Come vedete, dal mese scorso il buco si è allargato. La utilizzo praticamente tutti i giorni. E questa è la 01 Natural. Insomma, ve ne parlo tipo da 2 mesi, quindi è inutile che mi dilungo. Mi piace tantissimo, ha un'ottima durata su di me, cosa che con le terre a me rimane un po' difficile perché scompaiono abbastanza in fretta. E niente, mi piace davvero molto. Penso l'abbiate capito questa cosa. Quanto riguarda il blush, ho usato tanto questo della Catrice, il Defining Blush. È lo 050 Apropos Apricot ed è questo bellissimo colore, diciamo è un rosa pesca e leggermente aranciato con dei riflessi oro all'interno. Cioè, come vedete è un blush davvero molto discreto. E comunque all'inizio pensavo che non sarei riuscita a sfruttarlo molto anche nelle giornate un po' più autunnali, visto che è brillantinato. Io di solito utilizzo un po' più blush opaco, satinati ma non brillantinati in inverno, autunno. Invece devo dire che a seconda del look mi piace molto, specialmente se utilizzo colori opachi sugli occhi e dare quel tocco di luce sul viso mi piace davvero molto. E poi comunque oggi cade tutto. Trovo sia un ottimo blush, poi per quanto l'ho pagato, questo l'ho pagato 1,99 euro, e che mi piace davvero molto anche perché ha un colore particolare che non avevo fra quelli appunto che ho. Questo giro di parole. Ah, passiamo invece agli occhi. Per quanto riguarda gli ombretti, ho usato moltissimo. Allora, questo ombretto 3D della Essence, preso anche questo in offerta, ve lo feci vedere anche nel video. E che è davvero molto bello, lo uso soprattutto quando devo fare un trucco veloce e insomma non voglio stare lì a perdere tempo perché come vedete è super pigmentato. L'ultimo, quello sotto, è il blush e c'è questa parte diciamo un po' più arancione chiara, questo bellissimo marrone che appunto sfumati insieme e viene veramente un bel trucco. È davvero molto molto carino. Non ho le salviettine per pulirmi. Ok. E viene un trucco davvero molto carino e l'ho utilizzato davvero spesso. E questo è l'11 Irresistible Foxtrot. Ho usato poi veramente tanto perché mi piace moltissimo perché ha un colore molto particolare. E questa mini size è di un ombretto minerale di neve, tobacco. Che mi fu tra l'altro, come vedete, mandata in omaggio con un ordine. Ed è bello perché sembra un rosa. Sì, un rosa. Madonna, ragazzi. Sembra un marrone semplicissimo. Ma una volta che lo si va a swatchare e soprattutto a sfumare, perché non so nemmeno se da così voi lo vedete, è un marrone con dei riflessi rosa all'interno. Io non so se riusciate a vedere i riflessi, ma è un qualcosa di spettacolare ed è davvero bello. E trovo che anche soprattutto sugli occhi chiari sia molto bello, anche semplicemente applicato su tutta quanta la palpebra mobile. È davvero un ombretto particolarissimo che ti permette di fare un trucco velocissimo, proprio in 3 secondi, velocissimo e molto molto bello. Poi come vedete la pigmentazione insomma è palese. Altro ombretto che ho usato tantissimo è il Color Tattoo della Maybelline nella colorazione 40 Permanent Taupe, che è appunto questo color tortora. Mi piace molto e più che altro proprio per la sua durata. È questo qui, se vedete i brillantini, è delle cose che avevo messo prima sotto perché è completamente opaco. E questa è una cosa che mi piace molto di questo ombretto. E praticamente lo uso quasi sempre nella piega perché penso sia proprio l'ombretto perfetto per la piega dell'occhio. È veramente bellissimo. Ha una durata pazzesca, e pur essendo in crema, non ha bisogno che lo tamponi con un altro ombretto in polvere sopra, magari per prolungarne la durata, perché dura tantissimo e non va assolutamente nelle pieghette. Quindi, questo ve lo straconsiglio. Poi ho usato davvero molto questa palettina Kiko,
che mi ha regalato il mio ragazzo. E tra l'altro questa è la 01 Harmonic Swing, ve l'ho fatta vedere anche in un video haul. E vi lascio il link, perché con questa palettina avevo realizzato totalmente un make up autunnale, perché appunto i colori sono perfetti. E va dal nero al marroncino tortora, un violetto, un grigio chiaro e un color panna per illuminare. È davvero una palette completa con cui fare un look davvero bellissimo. Sono colori molto setosi, sfumabili, molto pigmentati ed è davvero un'ottima palettina. Per quanto riguarda le matite, ho utilizzato molto questa, allora ho messo in un barattolino piccolo tutte le matitine più piccole che ho, in modo tale da utilizzarle più spesso, perché se no andavano sempre sotto a tutto, e finirle. Quindi ho utilizzato molto questa matitina della B Chic nera, ed è molto bella perché è tra l'altro quella che indosso adesso, e come vedete è un bel nero pienissimo, proprio intenso, ed è davvero molto morbida e dura tantissimo. Ho utilizzato poi molto il pastello neve e caramello, che è un bellissimo colore, eccolo qui sopra quello nero, ed è appunto un color caramello, è leggermente satinato, e anche questo si è steso su tutta la palpebra e fa sì insomma che ci si fa un trucco veloce e carino e davvero in pochissimo tempo. Sono morbidissimi questi pastello, mi piacciono molto. E poi ho usato molto la nuova arrivata Gioia, non so dove metterla, che è fantastica, cioè mi piace tantissimo. È questo rosino, un beige rosato direi, che come vedete è molto luminoso. Io lo utilizzo spesso o su tutta la palpebra o sotto l'attaccatura delle ciglia per dare un po' di luminosità. Devo dire che nella rima interna dell'occhio l'ho messa, ma non dura abbastanza, forse perché è chiara, comunque tende a scomparire abbastanza in fretta. Ma se la metto sia sopra che come punto luce, spessissimo la uso come punto luce, o sotto l'attaccatura delle ciglia, dura assolutamente tutto il giorno ed è davvero bellissima. Cioè questa penso che sia una di quelle matite da avere, perché ci si possono fare 3000 cose, quindi ottima. Per quanto riguarda invece i mascara, sapete che ne ho tanti, quindi insomma ne sfrutto più di uno. Ho utilizzato tantissimo il Pupa Vamp, che ormai vedete spessissimo, conoscete tutte. Per chi ancora insomma non lo conoscesse, questo è lo scovolino, e consiglio vivamente di andare a comprarlo, perché trovo che sia un mascara stupendo e secondo me è paragonabile a un altro dei miei preferiti, che è il Lancome Lip Nose Doll Eyes, che comunque il prezzo è tipo 3 volte tanto. Ha questo scovolino conico, e poi la cosa buona è che profuma tipo di rosa, cioè è buonissimo, e questo fa delle ciglia fantastiche. Se lo metto alle 7 di mattina, alle 10 di sera ho ancora queste ciglia super fighe, ed è assolutamente ottimo. Cioè penso questo lo vedrete ogni mese fra i miei must played, perché lo amo. Per quanto riguarda invece i rossetti, ho usato tantissimo 2 rossettini Essence. Tra l'altro voglio vedere se adesso con la nuova collezione ne mettano qualche altro colore, perché cioè io questi rossetti li amo, non sono l'unica, perché anche mia madre li sta adorando, perché cioè torna tipo dopo 5 ore di lavoro a pranzo che ancora ha il rossetto della mattina, e quindi vedo che anche lei è molto soddisfatta. E ho usato tantissimo lo 09 Wear Berries, che è questo e viola, che mi piace tantissimo. È proprio un viola chiaro con dei riflessi fucsia, non so come spiegarlo, cioè non è un viola pieno scuro, e trovo che sia proprio perfetto per questa stagione, diciamo così, che ancora non è né autunno né inverno né niente. Passa un giorno dal caldo, un giorno meno caldo, e mi piace davvero molto. E poi ho utilizzato tantissimo il 12, che è il Blush My Lips, che è un colore davvero molto molto bello e particolare, perché è questo che sembrerebbe tipo da qui un fucsia, ma in realtà è un fucsia, non so come spiegarlo, a parte sembra tipo fluo,
è veramente bello. Ed eccolo sotto a quello viola. È un fucsia con una punta di viola all'interno. È proprio bello, bello, bello. Cioè, questo sulle labbra è fenomenale. Fra i due dura molto di più il 12, ovvero questo fucsia, e non il 9 sulle labbra. Anche se anche il 9, insomma, ha una durata pazzesca. Ma il 12 dura proprio davvero tantissimo. E sono appunto questi due. Come al solito vi faccio vedere anche uno smalto, che insomma è quello che ho utilizzato di più, mi è piaciuto di più per questo mese, ed è questo qui della Laila, un Ceramic Effect, che l'avevo preso con Donna Moderna, se non sbaglio. Vorrei dirvi il numero, ma eccolo, ed è il numero 40, ed è diciamo, un classicissimo rosso che ci sta sempre bene. E l'ho usato davvero molto perché adoro gli smalti Laila, sono in assoluto fra le mie marche preferite di smalti, perché sono gli unici che, anche se non uso magari un top coat o se lo uso uno non chissà che buono, mi durano tantissimo, si asciugano abbastanza in fretta e mi piacciono davvero molto. E niente ragazze, con questa mano super sporca vi saluto e fatemi sapere quali sono stati i vostri most played di questo mese, se condividete qualche prodotto che ho citato anch'io. Aspetto come sempre i vostri commenti, se vi va spolliciate e ci vediamo al prossimo video.